Giusto perché poi non mi si dica che magari odio Apple. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerd Club, io sono Ghela. Oggi è un video un po' speciale perché normalmente carico il martedì e il giovedì, ma ieri, come molti di voi già sapranno, Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro e volevo un po' dirvi quello che penso e sentire anche un po' la vostra opinione. Sono solo io oppure tutti i keynote degli ultimi anni, almeno gli ultimi due, sono diventati di una noia mortale? Vabbè, quello che hanno presentato sono state anche delle app a parte l'hardware. La prima si chiama TV ed è un'applicazione dedicata al mondo degli show televisivi oppure dei film e potrete quindi aggregare in un'unica app tutti i vari produttori oppure tutti i vari canali che normalmente guardate. Questo se voi foste degli americani, perché ovviamente in Italia ancora non c'è, non so se mai ci sarà e che cosa conterrà, però insomma, se siete americani, beh, questa è un'ottima cosa. Già. In realtà non vorrei soffermarmi tanto sul software, anche perché mi interessa relativamente il nostro mercato. Però sono stati presentati i MacBook Pro, tutta la nuova lineup. E visto che Apple non riesce a mantenere i rumors, o forse li agevola, abbiamo l'introduzione di uno schermo sulla nostra tastiera, una barra per così dire, e infatti il suo nome molto originale, anche in questo caso, è Touch Bar. La Touch Bar è sostanzialmente un display multitouch che sta al di sopra di tutti i tasti della tastiera Butterfly di Apple. Di per sé trovo l'idea della Touch Bar molto intelligente. Insomma, avere la possibilità di avere dei tasti dedicati proprio all'applicazione che stiamo usando in quel momento è sicuramente molto comodo. Il problema è da vedere se poi le terze parti riusciranno a integrarla al meglio. Apple ha detto di sì, sembrerebbe che Adobe, almeno per tutta la suite Creative, sarà già disponibile a brevissimo. Beh, insomma, non vedo l'ora di provarla. In realtà no, perché non lo prenderò. Ora, scherzi a parte, non c'è molto da innovare nel mondo dei portatili, alla fine possiamo averli solo più potenti, magari con schermi più belli, però Apple in questo almeno ha sempre avuto una certa copertura, magari non più dedicata al mondo professionale, questo lo sappiamo, è più dedicata al mondo consumer, però non si è mai fatta trovare impreparata. Anche in questo caso infatti Apple ha creato un portatile alla portata di tutti, comodo, molto sottile, leggerissimo, dal display veramente accattivante, molto ben realizzato, dalle quattro porte Thunderbolt che riusciranno poi a permettervi di collegare qualsiasi cosa col formato Type-C ovviamente, e anche la comodità incredibile di poter utilizzare una delle quattro porte per ricaricare il portatile, e questo non è da poco, anche perché la maggior parte delle volte i portatili ci obbligano ad avere la presa di corrente da un lato solo e spesso e volentieri questa cosa è scomodissima. Molto interessante anche l'introduzione del Touch ID, è una funzione che in realtà mancava, anche perché le comunicazioni magari bancarie sono molto più pratiche, comode e sicure se posso utilizzare il mio bel pollicione e quindi le mie impronte digitali. Tornando alla nostra Touch Bar, che forse l'unica cosa degna di nota in questa presentazione, in questa nuova lineup. Beh, come vi ho detto prima, potrete utilizzare le varie funzionalità magari nascoste di un'applicazione, cose non facilmente raggiungibili col semplice click di un mouse, e quindi semplificarvi la vita. Nella presentazione si sono viste alcune funzionalità, per esempio per l'applicazione Mail di Apple, e insomma non c'era tanto di interessante, anche perché c'era il bottone ad esempio per rispondere a un'email, ma è a portata di click, quindi probabilmente quella barra in quel caso non la utilizzerei. Certo, è anche personalizzabile, fatto vedere come si possa modificare ogni singola cosa come se fosse la dock dove noi troviamo tutte le icone in basso sul nostro desktop. E questo sicuramente aggiunge delle funzionalità molto importanti se siete persone che avete veramente poco tempo, il tempo è limitato ed è denaro e quindi dovete fare tutto alla svelta. Arrivando poi a questi MacBook Pro con Sierra, beh, avranno tutte le funzionalità dedicate anche alla comunicazione diretta col vostro iPhone. Quindi se riceverete una telefonata potrete tranquillamente rispondere o declinarla direttamente dalla Touch Bar. Così come potrete avere anche il correttore automatico, o meglio anche dei suggerimenti per quando andrete a scrivere, cosa che io sinceramente non sopporto, ma a qualcuno potrebbe interessare. La domanda ovvia che pongo a voi, ma pongo anche a me stesso, è quante volte effettivamente questa Touch Bar la andremo a utilizzare? Diventerà quindi una cosa di tutti i giorni o sarà una cosa sporadica, una cosa che poi alla fine dopo 3, 4, 5, 6 volte che la utilizzeremo rimarrà lì nel dimenticatoio? Questa è la mia più grossa perplessità, anche perché non sono prodotti economici e lo sappiamo che Apple non ne ha mai fatti di economici, ma in questo caso siamo andati ben oltre. Ma dopo tutti questi dubbi è giusto anche un attimo fare il riepilogo di quello che è stato presentato e di quello che sarà la lineup che potete acquistare già fin da subito. Abbiamo sostanzialmente 3 Mac da 13 pollici e 2 da 15 pollici. Come sempre Apple ci mette un po' i bastoni fra le ruote, quindi il primo
di tutta la lineup, il più economico, non avrà né la Touch Bar né il Touch ID. Sarà quindi sostanzialmente un'evoluzione del vecchio MacBook Pro, ma niente di più. Per tutti e tre i 13 pollici avremo dei processori i5 a partire da 2 GHz fino a 2.9 GHz. 8 GB di memoria per tutti, ovviamente anche c'è differenza poi nello spazio a disposizione su SSD. Non abbiamo nessuna GPU dedicata, parliamo sempre della Iris HD, ma insomma, questo è quello che ci ha sempre dato Apple e non mi aspettavo niente di più. Si vocifera un po' su che tecnologia abbiano utilizzato per il mondo delle CPU, però sono abbastanza sicuro che parliamo di Skylake. Apple di solito non ha mai introdotto la nuova tecnologia di CPU nei propri computer, quindi è abbastanza plausibile che sia così. Passando poi a 15 pollici abbiamo l'introduzione delle CPU Intel i7 da 2.6 a 2.7 GHz. In questo caso abbiamo anche un upgrade dal punto di vista della RAM, passando a 16 GB per tutti e due i dispositivi, mentre la memoria SSD avremo 256 per il più piccolo, per così dire, e 512 per quello top di gamma. E per fortuna in entrambi i casi abbiamo sia la Touch Bar che la Touch ID, beh, volevo ben vedere anche visto il prezzo. E siamo giunti proprio al tasto dolente, ovvero il prezzo. Apple ci ha sempre abituato a prezzi fuori di testa, ma in questo caso forse sono andati ben oltre ogni aspettativa. Sarà anche dovuto al discorso della tassazione, tutto quello che vogliamo, però c'è da dire una cosa. Il MacBook 13 pollici, che non porta neanche l'unica novità introdotta da Apple quest'anno, ovvero la Touch Bar, costa 1749 euro. Apple, sinceramente, io ti devo dire una cosa. Io ho sempre avuto i tuoi prodotti e probabilmente li avrò anche in futuro, soprattutto per il lato mobile, però non ha senso fare un portatile 13 pollici che costa 250 euro in più del precedente con una minima evoluzione senza nemmeno introdurre l'unica cosa che poteva avere un valore all'interno di questa presentazione, di questo keynote. Se voleste quindi poter utilizzare la Touch Bar dovrete essere disposti a spendere 2099 euro. E cavolo se sono tanti. Vi voglio bene e non vi dirò i prezzi dei 15 pollici, quindi ve li faccio vedere qui. Beh ragazzi, sono deluso da Apple, in un certo senso sì, sono un po' combattuto, l'introduzione della Touch Bar non è stata una cosa stupida, anzi la trovo veramente innovativa per il mondo dei portatili, però il fatto anche di discriminare ovviamente chi ha meno soldi e quindi proprio per la serie che schifo i poveri, insomma, non mi sta andando giù più di tanto ultimamente, anzi mi sta incominciando veramente ad annoiare. Non voglio neanche parlare sempre solo del discorso dei prezzi di Apple, perché lo sappiamo, conosciamo il mercato, sappiamo che loro non vendono solo il prodotto, ma vendono tanto altro, la ricerca, il marchio, il loro status, diciamo, un po' di elite. E insomma, tutto questo fa parte del mercato e non ho nulla da dire. Se voi avete i soldi per acquistare un prodotto di questo tipo, ben venga. A me la cosa che dà fastidio è l'accostamento sempre della parola pro. E sinceramente di pro questi computer non hanno nulla. A meno che per pro non intendano giornalisti o manager o comunque coloro che hanno bisogno di molta condivisione di file e poco altro. Perché se già dovessimo andare a fare lavori un po' più impegnativi come photo editing o video editing, beh insomma ci sentiremo un pochino stretti. Non che non si possa fare, ma insomma, non lo so, non sono molto convinto. Lo so, qualcuno di voi magari si aspettava un mio commento entusiasta: oh, Apple ha inventato la Touch Bar! No. Non è assolutamente così. Ultimamente sto diventando sempre più critico anche sui prodotti Apple e su Apple stessa, perché probabilmente da quando non c'è più Jobs le cose sono realmente cambiate, non c'è più quell'area forse di innovazione e di pazzia da un lato che c'era precedentemente. Sì, sembra un discorso forse trito e ritrito, però sono molto convinto di questa cosa. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate innanzitutto di questa nuova lineup e poi che cosa credete che Apple farà in futuro e se si vede un futuro effettivamente per Apple, soprattutto dopo che anche Microsoft si è buttata nel mondo degli all-in-one. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Per ora è tutto ragazzi, io adesso vado a editare questo video e penso di caricarlo subitissimo perché sono ovviamente un money grabber e tutti dovete vederlo. Ma a parte questo, se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!